Io ho trovato una cassa vuota, devo dirla vuota, completamente vuota, perché chiunque mi ha preceduto ha trovato un suo, diciamo, possibilità di usufruire di alcune risorse, cosa che io non ho trovato. Questa mattina l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri ha incontrato i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL per illustrare la nuova programmazione della rete ospedaliera e della rete territoriale in Abruzzo, specificando che si lavorerà per risolvere le criticità e garantire gli ospedali di prossimità. Presenteremo a questo tavolo di monitoraggio la possibilità di poter tenere aperti dei pronto soccorso, specialmente nelle zone molto disagiate, vedi Penne, Popoli, altre realtà, perché bisogna dare un'assistenza e una sanità di prossimità a tutti i nostri cittadini. Così come presenteremo la possibilità di tenere aperto ancora il punto nascita di Sulmona, riorganizzando tutto ciò che la messa in sicurezza sia da un punto di vista strutturale che del personale. Attiveremo degli ospedali nelle zone disagiate e presenteremo anche un programma della rete territoriale importante perché è complementare a quella che è un riordino della rete ospedaliera. Sulmona è un passaggio, a mio avviso, epocale, in quanto quella che era la chiusura del punto nascita è stata accantonata, si ripristina quella che è un'esigenza di una popolazione, di una valle, la Valle Peligna, l'Alto Sangro, che è fondamentale. Lì la donna sarebbe abbandonata a se stessa. Poi sull'ambito territoriale c'è la volontà precisa di far funzionare gli ambiti territoriali, non fare delle etichette appese fuori agli uffici. Tutto ciò presuppone però anche una maggiore sintonia fra le ASL e i presidi ospedalieri. Con questo obiettivo certamente si può raggiungere anche l'idea di secondo livello su Chieti Pescara. Lei prima parlava di un progetto ambizioso. Sì, certamente è un progetto ambizioso. Perché ambizioso? Ambizioso perché oggi, soprattutto in periferia, noi abbiamo il disagio di coloro che si rivolgono alla sanità pubblica. Questo progetto però, dicevo, è ambizioso perché presuppone anche investimento di risorse sui territori.